più passi. In questo caso abbiamo visto un grande recupero, quindi la ginnasta ha effettuato 3 passi prima di riprendere il suo attrezzo, e anche se non ha perso l'attrezzo, una penalità da 0,50. Intanto è uscito il punteggio di Sofia Rosa alle clavette, 24,900. Sicuramente penalizzata dalla perdita che abbiamo visto e qualche incertezza. Ed ecco il momento. Si capisce un po' poco da qua, però forse siamo io e te che abbiamo gatto. Altrimenti sì, qualcosa che sarà molto fuori. Vediamo una foto, vabbè, adesso ce lo faremo per spiegare meglio. Assolutamente, no? Sì, perché siamo eccole protagoniste anche loro del Fantaritmica. Inizia adesso al cerchio una nuova società, la Fortebraccio di Perugia, Diana Petrova. Che lei si vede giovane, sicuramente se dovessimo fare già un paragone con Kolosov, il cerchio che abbiamo visto della società precedente, due stili completamente diversi, una maturità esecutiva diversa dovuta ovviamente anche all'età e anche alla costruzione giustamente dell'esercizio, che il nostro codice dice deve rispecchiare l'età, le caratteristiche della ginnasta, quindi sicuramente due tipologie di ginnaste diverse. Ed eccola inquadrata la squadra della Pontevecchio di Bologna, 26.650, l'ultimo punteggio in attesa di capire il totale raggiunto dalla società Pontevecchio. 111.600. Che sarà un nostro poi riferimento, esatto, anche il primo punteggio che abbiamo. Assolutamente sì. Soddisfatte comunque al Kiss&Cry, che è la zona dove naturalmente le ginnaste attendono il loro punteggio. In questo caso è una gara di squadra, quindi tutte le rappresentanti della squadra sono pronte anche ad accogliere le varie compagne che entrano. A gioire con loro, a consolarle in caso contrario, quindi è proprio un momento molto empatico. Riserve non sono tutte nel loro angolo dedicato. Adesso è la volta di Ludovica Platoni, impegnata alla palla, sempre la società in pedale in questo momento è la Fortebraccio di Perugia. Thank you.
attenta, ludica, ginnasta sicuramente giovane anche lei, è stata molto molto veramente attenta di passo passo, come se stessi facendo, noi allenatori ogni tanto diciamo devi fare il compitino, cioè una cosina alla volta, perché ogni cosa che fai è un punto che accumuli. Proprio, anzi, mi aggancio nel nostro codice dei punteggi, le giudici delle difficoltà di corpo, così come quelle delle difficoltà d'attrezzo, segnano tutto quello che vedono. Quindi diciamo che è un punteggio per addizione. Ecco perché la ginnasta deve essere consapevole di fare una cosina alla volta. E diciamo sempre anche le ginnaste, se sbagli, resetta da lì in poi, perché ogni cosa che fai sono altri punti che puoi accumulare. Quindi un errore ci sta, non ti devi demoralizzare, perché la gara è gara, non sai cosa fanno gli altri, quindi continua con grande attenzione. Intanto il primo punteggio della società Forte Braccio di Perù. Perugia 25.200 per Diana Petrova, adesso è la volta dell'esercizio alle clavette, Lavinia Baldassini, terzo esercizio per la società Umbra. Ci ha messo veramente tanto di sé, ha proprio interpretato il suo esercizio, una bella energia ci ha portato in pedana, vedete come era anche assecondata musicali, dal battito delle mani del pubblico, sì, perché i stili musicali sono molto diversi uno dall'altro e l'esercizio deve essere caratterizzato. Devo dire che lei lo ha fatto molto bene, mettendoci molto di sé senza avere timore, è andata, ha fatto, quando diciamo vai vai non ti trattenere, a volte trattenersi ti porta anche magari a commettere qualche errore perché cambi quelli che sono i tuoi normali automatismi. Lei ha dato l'idea proprio che stava facendo il suo esercizio. Esatto, ed era anche contenta, soddisfatta, accolta dalle sue compagne. Intanto 27.300 il punteggio alla palla di Ludovica Platoni, è anche bello vedere che le ginnaste si impegnano ma si divertono anche, sì. È un po' il bello del nostro brava. Sport. Penso che in questa esecuzione abbiamo visto questo, che lei proprio si stava godendo il suo esercizio, divertendo ed è andata via bella sciolta nei movimenti, quindi davvero... E poi anche bello vedere il carisma diverso di ciascuna ginnasta, sì. Chi è più elegante, chi è più dinamica, chi è più espressiva, chi insomma ognuno ha anche un'interpretazione, hai detto bene la parola interpretazione, sì. Credo che sia una delle più esaustive relative proprio alla ginnastica ritmica. Adesso a scendere in pedana è diciamo una star del panorama internazionale, sì. Spagnolo, una veterana, lei credo che abbia più di 25 anni, ora a memoria non ricordo, ma veramente è da tanti anni che calca le scene, questo bel piglio, no? Parlavamo di, sì, interpretazione. Polina Berezina, anche lei è stata protagonista della prima tappa di Coppa del Mondo di Atene. We'll be right back.
scelta musicale molto particolare, sì, molto coinvolgente. Molto coinvolgente, infatti il pubblico ha apprezzato e appena è partita la parte dance più ritmata è stata appunto la ginnasta accompagnata da questi applausi a ritmo di musica. Abbiamo purtroppo visto un errore. In realtà la ginnasta stava già tirando poco il nastro, si dice in gergo, perché c'era una parte di coda per terra. Questo già ti dà una penalità. Se hai più di un metro di nastro in terra, non lo tiri bene, si dice proprio in gergo tecnico, hai già una penalità da 0,30. È stato proprio in quel momento su un échappé dove è stata colta dall'errore, quindi purtroppo ha avuto questa perdita, insomma, e questa incertezza. Come ecco dicevi questo tu, girofuette. Eccolo qua, girofuette che abbiamo detto che sono inflazionati in questo codice perché gli viene attribuito un punteggio interessante. Vediamo dietro la sua allenatrice e la riconosco perché era una ginnasta di squadra e quindi l'ho vista calcare le pedane internazionali quando io facevo ancora allenatrice della squadra nazionale e quindi l'ho riconosciuta. Vedo che è passata dall'altra parte, è passata dall'altra parte a godere di emozioni diverse. Ecco l'errore di cui parlavamo. Peccato, perché peccato, sì. Quando perdi l'attrezzo, anche se lo perdi lì senza fare un passo, è già mezzo punto che vedi viaggiare via, quindi insomma, per quanto piccola sia stata la perdita, inciderà un po'. Ed eccole pronte, eccole anche loro. Immaginette. Allora, ho indagato, perché sì, perché non ci vedo molto bene. Sono le immagini di un gatto, di gatti, brava. Anzi, ma io poi dopo ti lascio ancora un po' di suspense e ti spiegherò di chi sono, ecco, questi gatti e come si chiamano. Perfetto. Va bene? Grazie. Adesso terza società a scendere in pedana, Alba Chiara Di Lucca, Cristina Dragan, ginnasta rumena, anche lei una ginnasta molto molto interessante. Romania che quest'anno organizza i campionati mondiali junior di ginnastica ritmica. Carina e molto interessante questa ginnasta, delle linee corporee comunque curate, belle ampiezze e come dicevi tu comunque è già una ginnasta che in campo internazionale sta facendo la sua strada, quindi davvero, infatti viene accolta da un bel abbraccio. Un bel abbraccio, assolutamente. Abbiamo visto, sì, qualche incertezza a livello di difficoltà corporea, su una difficoltà combinata, quindi insomma niente di che, però ha un pochettino spezzato la difficoltà. Quindi qualche, chiamiamo in gergone, sbarellamentino, niente di carino, grave, ma qualcosina. Carina come nome. Sì. Intanto il totale 108.550, il porteggio di Fortebraccio Perugia, 30.050 il nastro di Polina Berezina, Fortebraccio dunque in seconda posizione, classifica provvisoria guidata per il momento dalla Ponte Vecchio di Bologna. Ricordiamoci, questo totale 111.600 è il punteggio in questo momento di riferimento quando comunque in pedana c'è l'Alba Chiara Di Lucca, che è la terza società.